Ciao a tutti ragazze e ragazzi, torniamo con l'appuntamento sul punto sulla promozione. Partiamo subito con un'analisi della classifica. Ciao Simone, a te la linea. Ciao Emma, andiamo a analizzare quello che è successo nel campionato promozione Piemonte di Girone A domenica scorsa. Bravissimo il Baveno che ha vinto e vola 54 punti, 4 in più del Briga che invece pareggia. Brutto momento quello del Briga che non riesce veramente più a vincere. Bravo Città di Casale che addirittura sorpassa il Trino che esce sconfitto, quindi Città di Casale, Trino comunque ancora zona playoff che vede l'ingresso del Valdengo che supera l'Arona, però Arona e Valdengo sono veramente a pochissimi punti, anzi un punto solo, quindi tutto può ancora succedere. La Chiavazzese, ottimo momento, a pochi punti dai playoff, quindi anche la Chiavazzese sta bussando prepotentemente in zona playoff e se riuscirà a vincere le prossime gare potrebbe entrare, quindi ottimo il campionato della Chiavazzese. Omegna, pareggio, Juve Domo sconfitta, Ceversano Biella, Valdugia e Varallo sono tutte e due a 32 punti, un po' nella soglia play-out, quindi non manca, manca solo la matematica per dire che sono salve, però da qui alla fine del campionato dovranno ancora vincere per salvarsi. Ricordiamo che poi il Ferriolo è solo 30 punti, quindi due solo da Dufour, Valdugia e Ceversano, quindi tutta ancora una sfida aperta. Male invece i Cameri e la Valdilana che rimangono a 23-17 punti e il Momo addirittura ultimo. La prossima partita che andiamo a analizzare, che per noi è quella clou di settimana prossima, sarà Casale Briga, un Casale che è in pieno rilancio, vorrà assolutamente rimanere in zona playoff e guadagnare anche punti sullo stesso Briga. Briga che invece deve vincere assolutamente se vuole tentare almeno di provare a riagganciare il Baveno, che ad oggi sembra quasi destinato alla vittoria del campionato, e fino a pochi mesi fa era una cosa impensabile. Questo è davvero un bellissimo campionato, come non si vedeva da tantissimo tempo. Ciao a tutti e ciao Emma. Grazie, bravo Simone. Adesso che hai detto praticamente tutto tu, concludo io facendo un attimo riferimento a quelle che sono state le squadre, le tre squadre top, insomma le due flop in relazione alle ultime partite. Allora, tra le top mettiamo il Baveno che si impone per 2-0 sul Valdugia, automaticamente sale a quota più 4 punti dalla seconda e quindi è prima da sola. Poi il Casale sta salendo bene, ha battuto 2-0 la Juve Domo e tra l'altro adesso è in piena zona playoff. E chiaramente le ultime quattro giornate lotterà e darà il tutto per tutto per salire il più in alto possibile, quindi ancora il campionato non è concluso, è tutto aperto. E poi ci mettiamo la Chiavazzese è la squadra di rilevazione di quest'anno, sta salendo bene in questa seconda parte di campionato, ottiene una grande vittoria per 2-0 sul Trino, che in questo momento è in una fase più calante. Comunque adesso torniamo invece a quelle che sono le squadre flop. Le squadre flop ci mettiamo la Juve Domo che chiaramente gli obiettivi inizio campionato erano decisamente molto più alti di dove si trova adesso in classifica. Comunque mancano ancora 4 giornate, quindi ancora nulla è deciso. E il Trino che ha fatto nella prima parte di campionato decisamente bella, poi anche un inizio di seconda parte di ritorno, poi adesso in una fase leggermente calante, però ancora mancano 4 giornate, tutto può cambiare, il campionato probabilmente non sarà deciso fino all'ultima. Quindi ne vedremo delle belle. Guardando alla quart'ultima giornata di campionato, quindi alla prossima, quella che viene, oltre ad esserci il big match che vede in sfida il Briga contro Città di Casale, lì si potrebbe decidere tutto. Oltre a quella abbiamo anche il derby del BCO che vede in sfida il Feriolo, che vuole lottare e dare il massimo per salvarsi e ottenere una salvezza diretta contro un Omegna agguerrita e in cerca di risultati positivi. Per il momento, stay tuned.